Salve a tutti, io sono Raisler e benvenuti ad un nuovo episodio della campagna di Torek su Total War Warhammer 2. Siamo a un punto di svolta perché sia gli erranti di Tegando che i principati di confine sono ai ferri corti. Infatti agli erranti di Tegando mancano soltanto questi tre insediamenti che bisogna dire comunque sono abbastanza ben difesi, sia qui che qui hanno un esercito pieno e qui hanno un altro esercito che probabilmente continuerà a reclutare unità nei prossimi turni. Qua abbiamo già Holdus che si appresta ad assediare Bel Aliad e qui insomma abbiamo altri eserciti, quello di Tongrum, pronto anche ad attaccare invece al Aik. Mentre per quanto riguarda i principati di confine sono completamente allo sbando, ormai gli sono rimasti mi sembra 3 o 4 insediamenti, non ricordo bene. Gli rimangono soltanto 3 insediamenti e sembra che sono anche insediamenti non difesi, bisogna un attimo controllare, anche se comunque qua la situazione è abbastanza animata perché c'è il clan Anglud che sta difendendo bene i suoi territori. Non si è ancora capito se Belegar attaccherà le truppe di Torek e comunque qui siamo prossimi ad assediare Ekrund. Nel frattempo le nostre truppe continuano ad attraversare le montagne a nord per alla ricerca del principe Sigvald e in generale delle forze del caos. Qua tra l'altro potete vedere come due eserciti di vampiri sono stati praticamente distrutti, adesso stanno venendo uccisi dal logoramento della montagna, quindi fa capire che le truppe del caos hanno veramente disintegrato la Silvania e in questo ne ha anche approfittato il Regland, quindi è un aspetto positivo. Insomma, prospetta davvero di essere un episodio ricco di battaglie. Non ci resta quindi che giocare. Intanto qua c'è Jatra che può fare un livello, io direi di fargli attacco fulmineo, che è sempre molto utile come abilità. E Jatra che cosa può fare in questa zona? Ma io Jatra sinceramente, arrivato a questo punto, io gli farei fare un attimo dietro front e gli andrei verso le pozze della disperazione a vedere se riusciamo a riconquistarla. Qua invece Holdus penso che può iniziare un assedio a Bel Aliad. Tra l'altro qua si può fare anche un attacco fulmineo, però non avrebbe effetto. E direi di andarci anche abbastanza con i piedi di piombo, quindi facciamo un paio di torri di assedio, che in realtà sono 4, perché in un turno ne costruisce 2, e aspettiamo prima di attaccare. Qui c'è un punto abilità da assegnare a Brock. Allora lui sta facendo delle rune, ardore della forgia possiamo fargli. Intorno a sé diminuisce l'armatura dei nemici di 15, ottimo, va bene così. E qui non ci resta altro che spostare le nostre truppe. Ok. Allora, lui di qua, Ungrim invece lo spostiamo di qua. Dobbiamo anche fare attenzione a possibili imboscate. Qua non penso che il turno sia finito perché voglio un attimo vedere la situazione di Thorgrim che dovrebbe essere pronto per l'assedio. In realtà è Grombindal che ha lanciato l'assedio, però esattamente le truppe sono pronte e andiamo subito a fare questo assedio per riprenderci Ekrund. Oh, eccoci qui. Perfetto, allora io direi innanzitutto di raggruppare le unità, anzi tu per quanto riguarda, ma sì, di raggruppare le unità che hanno, che stanno nelle torri di assedio, ok, va bene così, e poi raggruppiamo la nostra fanteria. Il fronte, facciamo anche un po' di ordine. Voi siete altre unità. Ok, anche loro andranno sulle mura. Loro davanti, insieme ai lord. Qua ci sono le nostre unità da tiro e qua le nostre armi da assedio. Allora, facciamo un attimo una disposizione abbastanza
un po' varia, perché altrimenti ci distruggeranno con le loro armi d'assedio, e non è il caso di subire tutti questi danni. Così dovrebbe andare bene. Ok, mentre voi state qua davanti, così magari mettiamo sia Grombrindal che il suo eroe in questa direzione, un po' più dietro gli archi. Va bene così. Le armi d'assedio le possiamo mettere anche sparse, va bene lo stesso, anzi un po' divise anche meglio, e penso che possiamo iniziare la battaglia. Quindi mandiamo avanti le torri d'assedio. Ups. Però magari non nello stesso punto, grazie. Qui ho fatto un po' di confusione con i comandi. Ok, forza voi ad attaccare le porte, che sono aperte, non so per quale motivo. Allora voi salite sulle mura, arcieri ad attaccare le truppe sulle mura nemiche. E qui intanto stiamo iniziando a sparare. Perfetto. Ok. Vabbè, loro sicuramente subiranno un po' di danno. Possiamo dargli... No, per il momento non diamo niente, facciamo soltanto il cerca nemici e basta. Sì, vabbè, anche se subiscono il nostro eroe subisce i danni dagli archi, anche meglio, anzi. Salva le nostre truppe. Tra l'altro sono anche arrivati i rinforzi qui, eccoli. Vabbè, questi qui li mettiamo tutti quanti nel gruppo 6, perché... E si attacca, insomma, vai, pesante. Tanto non ci sono nemmeno armi d'assedio, quindi a posto. Anzi, facciamo soltanto un'eccezione con questi due archi, che li mettiamo qui e li schieriamo. Ok, facciamo in questo modo, li schieriamo così. Perfetto. Ah, nel frattempo le nostre truppe sono arrivate sulle mura. Ok. Quantomeno stanno uscendo dalle torri d'assedio, e qua iniziano a menarsi di santa ragione. È un po' triste vedere nani contro nani, però insomma il clan Anglud ha scelto degli alleati sbagliati, e quindi la situazione è quella che è, si combatte. Ok, va bene, per il momento va abbastanza bene. Qua c'è subito un Tain nemico. Ma io non ho capito qua che cosa c'è, la situazione qua con le porte, perché sono rimaste aperte, non so per quale motivo. E vabbè, e allora entriamo. E che devo dire? Ma perché non posso entrare? Cos'è sto bug? Ah vabbè, abbiamo distrutto le mura. A posto. Ok, e allora entriamo per di qua. Ma questo è un bug colossale, perché non posso attaccare le porte, però... Anzi no, le posso attaccare, però non... Ne vale la pena. Di qua ragazzi, si entra di qua. L'entrata è questa. Ok, poi tra l'altro con tutte le armi d'assedio che abbiamo, insomma, stiamo facendo bei danni. Ma bisogna soltanto tenere sotto controllo questa zona qui, perché c'è anche il Tain. Però per il momento 3 unità di arcieri stanno scappando, quindi va bene. Qui intanto le grandi armi stanno distruggendo gli archibugieri nemici, e qua il nostro secondo esercito sta per arrivare a mettere le scale sulle mura. Quindi va tutto abbastanza bene, ci stanno soltanto loro che non ho capito che stanno facendo. Salite sulle mura ragazzi, grazie. Anche voi, se riuscite a salire sulle mura, sarebbe una cosa buona e giusta. Anzi, entrate direttamente qui. Poi quando le truppe sono così tante, io ci perdo un attimo il controllo. Allora, Grombrindal, ti diamo sicuramente irriducibile. Ti baffiamo un poco, che ovviamente vigore, cerca nemici e quant'altro, e menateli tutti. Vabbè, qua ovviamente l'ingresso è bloccato, però è normale. Niente di grave, noi intanto siamo arrivati sulle mura e tra poco scenderemo pure dall'altra parte, perché... nemici non ce ne sono. Ok, finalmente c'è un bello scontro fra due team, il team fantasma e il team umano. Ok, lotta epica quindi. Eccoli qui, due team che si prendono a botte.
Voilà, e guarda, però è il nostro Dane più cazzuto. A mani basse proprio. Ok, qua c'è una superiorità numerica dei nemici, però è soltanto momentanea, perché tutte le truppe che stanno qui, che abbiamo qui, scaleranno. Quindi, anzi, voi iniziate ad andare di qua, daremo un forte ai vostri compagni. Qua dall'alto abbiamo anche altre truppe, che mi ero dimenticato. E che vogliamo fa? Fate una cosa, sfondate sto portone, non so nemmeno dove mettervi, perché abbiamo talmente una superiorità numerica esagerata che non so dove piazzare le mie truppe, quindi è un macello totale. Qua intanto anche gli arcieri sono saliti sulle mura, non so per quale motivo, però va bene così. Allora, lui non state facendo niente, andate ad ammazzare loro, forza, aiutateli. Una bella situazione di 2 contro 1. Voi attaccate, forza, massacrate tutti i nemici sulle mura. Io penso che voi potete anche scendere giù, invece di rimanere bloccati. Quindi scendete giù. Qua poco alla volta ci stiamo facendo strada. E qua nel complesso va tutto abbastanza bene. Ok, voi magari potete, gli archi se si concentrano un po' di qua, da questa parte, perché qua è abbastanza vinta. Però qua ci sono veramente tante unità nemiche che bisogna mazzolare come si deve. Ok, il loro team è veramente in fin di vita, sta per lasciarci. Qua invece stiamo per finire di sfondare le loro unità, le stanno prendendo di santa ragione. Ok, perfetto. Convergete qui a uccidere queste 4 unità nemiche, forza. Ok, qui andate avanti, attaccate di qua in questa direzione. È un assedio che si svolge molto con battaglie sulle mura, eh? Perfetto, ora voi siete nella situazione ideale per aggirare queste truppe nemiche e farle fuori definitivamente. Ok. Voi perché vi siete fermati? Voi dovreste attaccare le mura, scusa. Perché non attaccano la guardina? Ma non lo so, ora sembra che la stanno attaccando. Non capisco, è un bug, cioè io non posso dare il comando di attaccare la guardina. Non lo so, è abbastanza buggata sta missione comunque. Tu che stai a fa... Ah vabbè, te sei unità da tiro. Spara allora. Ok, qua intanto abbiamo completamente sfondato e possiamo concentrarci a scalare qua sopra. Forza, proprio tutti. Questi sicuramente si arrenderanno prima che conquistiamo il centro città comunque. Tutto un po' di arcieri che salgono sulle torri di assedio, ma sì, perché no? D'altro, nonostante l'insediamento è stato conquistato dai nani, ci sono ancora i segni degli orchi dei Pelle Verde, perché questa inizialmente è una capitale Pelle Verde. Forza, mazzolateli tutti. Così tiriamoci qualche baffa addosso. E via. Perché comunque è arrivato veramente il momento di conquistare la città. Forza. Andiamo alla ricerca del lord nemico e facciamolo fuori. Tanto qui sulle mura sono veramente rimasti in 4 gatti. Loro non c'è più nulla che possono fare. Dirigiamoci al centro città. Ah vabbè, ok. Scappano, era prevedibile. Stanno scappando. Però non è ancora vinta, quindi continuiamo a combattere. Facciamo fuori gli ultimi nemici rimasti. E ci riprendiamo Egrund, che era ora. Ma acceleriamo un poco, perché se no ci mette troppo tempo a vincere. Ci mettiamo troppo tempo a vincere questa battaglia che è vinta praticamente. Queste truppe ormai ferme così a prendere il sole.
Vittoria, vittoria, vittoria. Meritata. Assedio pulito, pulito, ben organizzato. Niente di cui ci possiamo lamentare. Abbiamo subito un po' di perdite, però insomma è tutto marginale. Era ovvio comunque perdere qualcuno. Loro sono stati devastati proprio, sono stati falcidiati proprio. Il clan Angrud ha preso un bel colpo, eh. Ah, perfetto. Distrutti tutti proprio, tutti quanti. E ci riprendiamo Egrond, finalmente. Ottima, ottima vittoria. Bravo Thorgrim e bravo Grombindal. Bravi tutti e due. Allora, cosa possiamo fare qui? Facciamo un po' il leader respiratore, perché insomma, il reintegro delle vittime non guasta mai. Qua possiamo fare geniere. Ma sì, continua a potenziare geniere. E invece a Grombindal cosa gli diamo? Minatori, continuiamo a potenziare Barbalunga, che male non è come idea. E vediamo qua cos'altro possiamo fare. Possiamo usare, vediamo, possiamo usare Torek, anche se non ha recuperato proprio con tutte le truppe, però potrebbe essere il caso di mandarlo contro Belegar. Belegar che è abbastanza ben equipaggiato, devo dire la verità. Però noi dovremmo spuntarla perché abbiamo un sacco di unità da tiro. Vabbè, dall'altro finisce che non riesco a raggiungerlo, quindi secondo me non vale nemmeno la pena di attaccarlo per il momento. Qua possiamo emanare un decreto, facciamo la crescita. E qua facciamo qualche struttura per l'ordine pubblico perché suppongo che... ce ne sarà bisogno, insomma, un po' di soldi che non guasta mai e diminuiamo i disordini. Ma sì, qua potenziamo un po' tutto perché finalmente abbiamo la nostra provincia, abbiamo ripreso il controllo totale delle Malelandi occidentali. Ci vuole spendere dei soldi, forza. Ci sta, ci sta. Allora, ok, perfetto. Allora, sì, un pochettino abbiamo cancellato, risolto un po' di problemi di rancore. È una cosa ottima questa. La Silvania si sta muovendo. Vabbè, i conti vampiro proprio sono stati devastati. Continuiamo a essere più forti delle truppe del caos. Ah, loro se ne vanno proprio. Stanno raggiungendo Krag. Probabilmente si vogliono muovere con due eserciti, che è comprensibile. Allora, invece un'incursione hanno fatto gli erranti di Tegando. Ma possono fare tutte le incursioni che vogliono, tanto sono fatti a pezzi. Oh, qui la tecnologia che ci permette di potenziare gli sventratori per l'attacco corpo a corpo e la difesa corpo a corpo, che è ottima. Allora, qua cos'altro possiamo fare? Dare la forza dell'arma agli sventratori e il bonus alla carica. Certo, più che volentieri. Ok. Allora, qua cosa possiamo fare? Qua possiamo procedere. Oh, ecco le truppe del caos. Lui chi è? Lui è proprio Archeon. Aia. Eh sì, vabbè. Ha già le lame del caos, quelle lì viola, cioè, beh, starà pieno di prescelti. Cioè, allora, qua ci dobbiamo andare un attimo con i piedi di piombo, dobbiamo cercare di capire. Lo dobbiamo aggirare perché se lo affrontiamo con un esercito alla volta, Archeon ci distrugge, non abbiamo proprio speranza singolarmente. Ha truppe troppo potenti, fidatevi. Allora, qua che cosa possiamo fare? Qua sicuramente ci possiamo avvicinare. No, no, modalità. Devo mettere in modalità incursione. Ok. Ci possiamo avvicinare alle pozze della disperazione per cercare di riprendercele. Oldus sta qui. Thorall l'ho mosso. Allora, ora vi dovete muovere voi. Allora, vediamo un attimo com'è la situazione, quali sono le città che devo riprendermi.
Vabbè, poi sarà più avanti, faremo di nuovo, andremo di nuovo in guerra con gli ultimi difensori. C'è da riprendere Grunty Mingle. Ok, perfetto. Allora, andiamocela a riprendere di corsa, oserei dire. E via. Allora, Torek intanto cosa vuole fare? Possiamo attaccare Belegar, quindi andiamo ad attaccarlo. Sì, sì, combattiamo contro Belegar. Torek contro Belegar. Ma vi avevo avvisato che questo qui era un episodio con tante battaglie, che infatti così, così è. Allora, loro principalmente hanno unità di fanteria. Va bene, principalmente unità di fanteria mi sta benissimo. Più che bene, anzi. Allora, qua facciamo due. Queste sono le nostre unità da tiro. Facciamo tre. Sì, quattro. Poi ci sta Torek con le sue truppe. E qua la scaglia Rancori. 5. Allora, come ci vogliamo muovere? Io tra l'altro non ho controllato se hanno armi d'assedio, ma non sembrano averne. Quindi ottimo per noi. Allora, ci disponiamo in questo modo. Poi vabbè, ci sposteremo. In realtà potremmo anche metterci direttamente di così. Ok, tutte qui le nostre unità da tiro. A posto, anzi spostiamole un po' più qua. Facciamo direttamente così. Poi le raddrizziamo. Poi le raddrizziamo, anzi però devono stare un po' più lunghe. Ok, poi le raddrizziamo, non dubitate. Queste truppe però un po' più dietro magari. Esatto, così va bene. La scaglia Rancori super avanti, ma non troppo. Va bene così. E poi Torek e gli altri lord li mettiamo qui a ridosso della linea di fronte, perché comunque loro possono permettersi di combattere insieme al fronte. E via, prendiamo di mira sicuramente. Anzi no, loro non attaccano minimamente, sono molto passivi, comprensibile. E ragazzi, e allora avanziamo noi. Chiudiamo tutti i gruppi e avanziamo noi. Iniziamo a picchiare e via. Prendiamo di mira il loro lord. E qua la scaglia Rancori sicuramente sugli arcieri. Ma vediamo se è il caso poi di attivare un po' di difesa. Magari qualche runa per l'armatura. Abbiamo armatura più 30. Ecco, le unità che stanno davanti per resistere agli attacchi degli arcieri. Non sarebbe una cattiva idea. Aspettiamo che arrivano le frecce e poi l'attiviamo. Tanto la scaglia Rancori sta già facendo il suo lavoro. Vedete, questa unità è già danneggiata abbastanza. Penso che tra poco ci caricheranno. Appena arrivano le frecce, usiamo subito la runa dell'armatura. Stanno caricando. Le frecce non arrivano, almeno io non le vedo. Vabbè, usiamo la sta runa dell'armatura, dai. Qua intanto stiamo caricando e la nostra scaglia Rancori da super lontanissimo sta facendo i suoi bei danni alle unità da tiro nemiche. Ok, perfetto. Va bene così. All'impatto potenziamo la difesa corpo a corpo delle nostre truppe e aumentiamo ovviamente la disciplina. 3, 2, 1, via. Difesa corpo a corpo. Perfetto. No. Voi di qua. Voi di qua, voi di qua dovete convergere di qua. Allora, arcieri dovete attaccare questa unità. Disattiviamo ovviamente la modalità schermaglia perché sennò è il panico. Ah, ma questi ci stanno cercando di prendere di fianco. Vabbè, contenti loro. Ci provassero pure. Ok,
Vabbè, non c'è bisogno che li inseguite tutti, forza. Anzi, non li inseguite proprio, andate qui al centro. Tra l'altro qua è di notte, là la luce è bassissima. Queste unità saranno fatte a pezzi. Non potranno mai arrivare gli arcieri alle nostre unità di balestrieri. Qua direi di sparare qui nel gruppone. Allora, Torek, potenziati un poco. Anzi, iniziamo a sparare subito le nostre magie superpotenti. Per niente overpowered questa magia qui. Oh, per niente overpowered. Facciamo un po' di armatura qui. Ok, a posto. Qua niente di meno, ci hanno pure caricato corpo a corpo, ma stanno perdendo, quindi tanto per dirvi quanto caspita sono potenti i nostri balestrieri. Qua purtroppo c'è poca luce in questa mappa, quindi non si vede quasi nulla. Non sto facendo anche io fatica a giocare bene. Allora, qua stiamo sfondando tutto. Qua ci stanno attaccando, però insomma. In realtà stanno scappando. Bene. Vabbè, il loro lord non penso che lo riusciamo ad uccidere, ma non è un problema. Il problema è dargli un bel colpo. Qua ci sono delle unità di fanteria che resistono ancora. Ok. Qua c'è una situazione un po' più diversa, perché ci sono sia un Tenn che un Forgerone, però non dovrebbe essere un problema farli fuori. Oh, ma sono ritornati. Sta ritornando il loro lord. Allora facciamo così: se lo riusciamo a uccidere è meglio. Vai Torek, carica. Caricalo, caricalo, che lo ammazziamo. È una grande cosa ucciderlo. Ok, la scaglia rancori la facciamo sparare dove? Dove spariamo? Siamo rimasti soltanto noi, stanno tutti quanti in rotta. Facciamo così, cerchiamo di uccidere il lord. Tutti quanti ad attaccare lui. Aumentiamo la velocità perché tanto la battaglia è vinta. Se lo riusciamo a uccidere sarebbe una grandissima cosa, o quantomeno a ferirlo. Aumenta la velocità al massimo. Ma anche se ha poca vita mi sa che scappa. Oh, guarda quanto, guarda che pelo, guarda. Ma guarda per quanto scappa, maledetto. Vabbè, l'importante è aver vinto comunque. L'importante è aver vinto, gli abbiamo dato una bella botta anche a lui. E il clan Angrund sta subendo parecchio in questo episodio. Molto molto bene, perché così ci facciamo fuori anche un altro nemico. Ok, qua ovviamente optiamo per il reintegro delle unità. Loro guardate che scappano. Però io penso che Torek non penso che gliela farà buona. Infatti li andiamo ad inseguire. Ovviamente risoluzione automatica. Li uccidiamo, li eliminiamo tutti quanti definitivamente. Reintegriamo le truppe e portiamo anche Torek al livello 39. Quindi gli manca soltanto un livello per il cap. Cosa gli possiamo dare a questo caro Torek? Sventratori, sventragiganti. Sono tutte cose che io non ho. Sono tutte unità che io non ho, che non uso. Boh, istinto da minatore magari. Ma la probabilità delle imboscate diminuirla non è una cattiva cosa, anzi. Allora, qua con Torek ci possiamo muovere qui e andare a conquistare questi altri insediamenti dei principati di confine. Torgrum. Ah, ma adesso mi ricordo che Torgrum doveva reclutare perché aveva perso delle unità. Ok. Boh, e che gli possiamo dare? Ma il fronte ce l'ha, in realtà ha bisogno di unità che picchiano. Ma arriva da questo punto, diamogli qualche sventratore, sì. Ma sì, dai. Gli diamo qualche sventatore, così riesce subito a muoversi e andrà ad assediare al Aik. Perfetto, allora qui tutto va bene. Allora, Torek si può ancora muovere in realtà. Sì, e allora muoviti Torek, vai.
E qui Holdus Fortezza. Vabbè, Holdus Fortezza sta continuando a costruire le torri di assedio, quindi penso che al prossimo turno attaccheremo. Mentre tu, vabbè, hai finito il turno. Vediamo un attimo cosa possiamo costruire nelle nostre province. Qua ci sono problemi di ordine pubblico enormi perché è stata conquistata Zvorak e non è un bene. Allora, io direi che questa struttura ne possiamo anche fare a meno di questa caserma. Faremo una struttura per l'ordine pubblico. Qua anche la terra dei monti. Ah, vabbè, ma qua Camry. A Camry c'è un bel problema. A Camry. A Camry penso che dobbiamo togliere la tassazione della provincia e mettere una struttura per l'ordine pubblico per forza. Anche se sta per essere assediata. Vabbè, per il momento lasciamo così. E qui c'è questa struttura che continua a esistere, questo insediamento che continua a esistere. Vabbè, ce lo teniamo e andiamo avanti. Poi purtroppo quando si è in guerra con tante fazioni, anche tener conto di tutte le province conquistate è abbastanza, richiede molta attenzione. Fare allo stesso tempo la serie da mettere su YouTube, poi non ne parliamo proprio. Passi tipo su un episodio un'ora, passi 20-25 minuti a fare questo. Vabbè, abbiamo intercettato Archeon. Questa non è assolutamente una cosa che volevo. Un attimo solo, queste rune, riduzione della perdita del vigore, va bene. Non lo possiamo affrontare Archeon assolutamente. Dobbiamo ritirarci sperando che non ci attacchi. Ok, perfetto, non ci ha attaccato. Meno male, perché altrimenti quell'esercito veniva devastato. Archeon è troppo per una singola unità. Probabilmente non ce la farebbe manco Torek. Vabbè, qua intanto perdiamo El Calab. Vabbè, abbiamo troppi nemici, è normale conquistare e perdere insediamenti. Qua d'altro c'è un altro esercito degli erranti di Degando. Abbiamo il banco da guerra, è stato distrutto. Il banco da guerra del caos, ed è soltanto una buona notizia questa qui. Allora, Torek. Ah, ma qui a Startosa sono ben difesi. Porca miseria. Sono più che ben difesi. Poi vediamo un attimo Sartosa che guarnigione che ha. Ha una guarnigione enorme. Porca miseria. E allora facciamo un attimo un cambio di programma. Ma quanti eserciti hanno? Figa. Wow, hanno un sacco di eserciti ancora i principati di confine. Cioè, due insediamenti, tre eserciti. Tre insediamenti, tre eserciti. Hanno altri tre insediamenti, però il terzo non so quale sia. Vabbè. Ok, ne prendiamo atto, insomma. Allora, Mordrim. Allora, vediamo un attimo se sei. Sì, vabbè, hanno anche il gigante del caos. Oddio, il gigante del caos è quello che meno mi preoccupa perché noi abbiamo le grandi armi, giusto? E hai voglia. Quindi il gigante è proprio l'ultimo dei nostri problemi. Allora, quello che possiamo fare è per il momento avvicinare Thoral a Mordrim. In questo modo, se Archeon ci attacca, noi abbiamo qui due eserciti contro uno. E sneaky sneaky avviciniamo Ungrim e cerchiamo di fargli un panino. Ora è anche possibile che come si chiama? Archeon torna indietro, ci attacca Ungrim. A quel punto scappiamo. Anzi, infatti è vero, potrebbe succedere questa cosa. Qua cosa c'è? Incarico assegnato, il libro dei grandi rancori. È una battaglia questa qui. Siamo nettamente più forti. La andiamo a fare un attimo con calma. Magari ci portiamo direttamente Torek. E qua non ci dobbiamo muovere. Non dobbiamo fare niente. Dobbiamo aspettare che si muova Archeon. Thorgrim. Allora, avevamo detto che Thorgrim doveva andare a recuperare Gronti Mingol. Qua intanto il nostro team fantasma c'ha un altro punto assegnato. Gli diamo gli HP, che non sono mai male. Ah, ma vedo che gli manca anche un'unità a questo esercito. Beh, infatti ha soltanto tre unità di fanteria. Di lancieri, ecco, chiamiamoli così. Vabbè, fateli un attimo, sti barbalunga con gli scudi. Due turni e via. Ci togliamo il pensiero. Turgrom. Allora, Turgrom può finalmente avvicinarsi.
ad Al-Aik e iniziare l'assedio. Addirittura perdiamo. Ah. No, non è il caso, anche perché loro non hanno chissà quale esercito, quindi interrompiamo l'assedio per il momento e facciamo un'altra cosa, cerchiamo di... Anzi, è anche buono che interrompiamo l'assedio perché ci sta Lioness e... No, lei non è Lioness. No, lei è Lioness. Sì, i cavalieri di Lioness e i cavalieri di Origo che stanno qua vicini, quindi è meglio darsela a gambe quanto prima possibile. Allontaniamoci. Qua invece dovrebbe essere pronto tutto per l'assedio. Infatti è pronto per l'assedio e lo andiamo immediatamente a fare. C'è proprio Tegando che, insomma, lo dovremo mazzolare di nuovo. Beh, noi andiamo con 3 unità di artiglieria, quindi... Poi c'hanno tanta cavalleria che durante un assedio non è che serva molto. Quindi... stanno parecchio in svantaggio. Ma sì, mettiamo le nostre unità di sventatori là sulle mura. Mi piace molto come cosa. Allora, facciamo così. Poi così e così. Allora, raggruppiamo un attimo le nostre unità perché altrimenti non ci capiamo nulla. Ok, tu vai con lui. Tu devi essere un'unità che va sulle mura. Ok, poi ci sono un sacco di girocotteri, unità da tiro. Ok, loro devono salire sulle mura, li mettiamo qui. Voi qui, allora voi. Se facciamo così perché sennò si fa soltanto casino. Allora, qua tante unità di girocotteri. No, non so tante, però. Qua ci sono unità di lanciafiamme, balestieri, ma sì, le possiamo mettere anche tutte quante insieme. Non è un problema. Poi le unità di artiglieria le mettiamo un poco sparse, in questo modo il fuoco è ben suddiviso. Loro che dovranno andare ad attaccare la guardina, quindi qui. E... non li avevo gruppati loro. Ok, li gruppo adesso. Beh, questa è unità singola, quindi sale da sola sulle mura. Le armi d'assedio stanno qui. E i due girocotteri, vabbè, mettiamoli qui perché comunque devono andare a sfondare tutto. E iniziamo la battaglia. Quindi carichiamo prima di tutto, mandiamo prima di tutto avanti le torri, che sono la cosa più importante, che devono tankare. Poi facciamo ad andare ad avanzare la nostra fanteria che deve distruggere la guardina e le nostre unità da tiro che devono attaccare le unità nemiche sulle mura. Voi anche dovete salire sulle mura. Le armi d'assedio che stanno già iniziando a sparare automaticamente perché hanno già truppe nemiche nel loro raggio di attacco. Quindi via. Qua probabilmente se ne cade anche il muro, non è detto. E non sarebbe neanche una cattiva cosa. Ci dobbiamo soltanto stare attenti. Allora, qua dietro hanno un sacco di armigie di alabardieri. Oh, bene così. Ok, iniziamo a fare danno. Lui non ha proprio abilità. È un po' sprovvisto, ecco, il ragazzo. Però ci può stare. Ok, i nostri archi iniziano a fare il loro lavoro di andare a sottigliare le file nemiche sulle mura, soprattutto gli archi nemici. E nel frattempo le torri d'assedio si stanno avvicinando alle mura. Insomma, va tutto bene, abbiamo suddiviso bene l'esercito. Qua c'è già un'unità di arcieri nemica che si sta ritirando, benissimo. Mentre nel frattempo le nostre unità di sfondamento qui alla guardina si sono avvicinate e stanno attaccando appunto la guardina. Ok, stiamo per arrivare sulle mura. Aspetta, qua intanto stanno mettendo le scale ai nostri nani barbalunga grandi armi e qua possiamo iniziare ad attaccare. Qua c'è un paladino. Però per il momento non mi interessa proprio attaccare il paladino, voglio distruggere quante più unità nemica possibile. Qua ci sono degli archi che è meglio evitare, venite qua al centro. Venite qua al centro, sventatori, perché dovete fare un sacco di danno. Ok. Ok, qua intanto abbiamo sfondato le mura e possiamo iniziare ad attaccare. Allora, voglio intanto vedere se questi due, anzi dividiamoli qui,
se questi due lanciafiamme riescono a fare un po' di danno, perché effettivamente durante l'assedio non è proprio il massimo. Allora, qua è un combattimento in parità e allora tu vai a dare una mano. Picchiateli, forza. Ok, qua per il momento sta andando bene. Allora, voi fermi. Ma visto che abbiamo tutte queste unità d'assedio e facciamo fatica, andate a sfondare proprio le mura, distruggetele direttamente. Poi tra l'altro mi sono dimenticato dei girocotteri, che ce li ho in pochi eserciti, girocotteri, quindi andate a conquistare tutto. Ah vabbè, però stanno sparando gli Iron Drake e i Daghi di Ferro. Ah va bene, perfetto, a me basta che fanno qualcosa, quindi ho più che bene. Sparate qua nel gruppone girocotteri. Occhio, perché comunque loro si stanno difendendo abbastanza bene, eh? Sono tanti, sono più deboli di noi, però sono tanti, hanno diverse unità da tiro. Qua intanto stiamo iniziando a sfondare, quindi bene, e possiamo anche iniziare a sfondare direttamente frontalmente. Forza, sfondiamoli tutti. Ok, qua gli Iron Drake devono iniziare ad attaccare questa zona. Vai tutti quanti su Lord nemico. Vai, vai, vai. Ok, qua intanto abbiamo asfaltato le mura, ottimo. Ok, forza, continuate ad attaccare le unità da tiro, forza girocotteri. Balestrieri, attaccate qui. Forza, caricate pesantemente il lord nemico. Vai tutti su Tegando, dai. Allora, qua sta andando benissimo, direi, perfetto. Voi potete convergere e scendere giù. Anche voi non penso che ci sia motivo di rimanere giù. Anzi, attaccate gli archi, forza. Perfetto. Archi di qua. Ragazzi, tutti quanti su Tegando, forza. Voi dovete menare pesante. Anzi, ci metto anche i girocotteri su Tegando, che i girocotteri lo acchiappano subito Tegando. Forza. Oh, muovetevi i girocotteri. Sembrano, si impappinano così. Forza, attaccate le gambe. Ok, perfetto. Perfetto, voi eliminate questi alabardieri. Abbiamo un bel po' di unità. Se gli Iron Drake riescono a fare un po' di danno, magari. Ok, perfetto. Ottimo, 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 ottimo. Facciamo un bel po' di danno alla cavalleria nemica. Allora, voi continuate a fare danno alle unità da tiro nemiche. Forza, tutti quanti una volta. Perfetto, Tegando le sta prendendo di santa ragione. Ok, va bene. Qua stiamo perdendo un po' di grandi armi, un po' di unità di fanteria, ma va bene così. L'importante è tirare giù Tegando. Facciamo così. Unità da tiro, unità d'assedio qua su queste unità. E Tegando si sta ritirando, è in rotta. Forza, va bene così. Andate tutti quanti al centro città. Dai, lord nemico è ferito, questo è ottimo. Distruggeremo il loro morale in questo modo. E possiamo mandare ad attaccare i nostri girocotteri di qua. Perfetto, iniziamo il bombardamento. Forse dovevo iniziare prima, però è abbastanza scomoda da usare questa abilità. Che praticamente devi giocare soltanto con loro, eh. Ok, perfetto, voi andate ad attaccare qui. Sono abbastanza in rotta. Ok, allora andiamo a bombardare sti cavalieri, che sono pericolosissimi da quando gli hanno fatto il buff, quindi ultra bombardati. Perfetto, va bene così. Questi continuano ad attaccare. Allora, forza. Oh, guarda che si stanno riprendendo. Incredibile. Roba da non credere. Ma forza, andate al centro città, caricateli tutti. Selezioniamo tutto l'esercito e conquistiamo il centro città, dai.
visto che hanno ancora voglia di difendersi. No, qua ci sono delle unità di cavalleria nemiche che non hanno fatto proprio niente. Ma questi sono gravi problemi all'IA, proprio gravi. Ok, qua possiamo mandare ancora i girocotteri a fare un bel po' di stragi. Ottimo. Direi di poter aiutare un attimo magari questa unità prima che venga eliminata. Unità... ah, una delle nostre unità ha finito le munizioni, quindi abbiamo sparato alla grande. Ok, vabbè, sì, sicuramente è stato un assedio abbastanza cruento. Guarda come caricano questi. Ne hanno ancora da vendere, però, mamma mia. Sti cavalieri. Unità è stata annientata. E vabbè, rip. Ah, ma sono proprio i nostri girocotteri che hanno finito le munizioni. E te sei beccato corpo a corpo. Ma guarda là come continuano ad attaccare sti cavalieri maledetti. Ma si sono svegliati all'improvviso. Ok, vabbè, ma ci sono gli Iron Drake, ragazzi. Cioè, forse vi siete dimenticati di un particolare, che il fuoco monda ogni cosa. Esatto, gli Iron Drake che danno il colpo di grazia alle truppe di Degando. E seppur con qualche perdita, comunque riusciamo a conquistare questo nuovo insediamento e a dare a Degando un altro colpo che lo avvicina alla sua sconfitta, che ormai si fa sempre di più inevitabile, sempre più vicina. Ok, ma poi quali sono le unità che abbiamo perso? Abbiamo perso una, due unità, vabbè, niente di particolare, sì, vabbè, abbiamo perso un po' di fanteria perché, insomma, comunque, loro erano 2800, noi 1200, eravamo anche in assedio, cioè, che andate trovando poi. Occupiamo la città, ottimo, questa è una brutta botta che ha subito Tegando, abbiamo un bel livello... in più a Oldus e gli diamo la presenza ispiratrice, penso sia arrivato il momento. E dobbiamo un attimo aggiornare le truppe. Allora, proprio a livello di fanteria è stato devastato e quindi bisogna impegnarsi un attimo a provvedere. Facciamo immediatamente due barbalunga con gli scudi e poi più avanti vedremo. Qua Mordrim... niente, Mordrim deve rimanere fermo, non deve fare assolutamente nulla. Proprio zero. Grombidal abbiamo detto che sta arruolando una nuova unità. E qua Thorgrim. Vabbè, Thorgrim si è mosso. Giatra deve andare alle pozze della disperazione ad assediare. Allora, com'è la situazione? Ma qua secondo me si potrebbe anche attaccare direttamente. Perché ci vedo soltanto tante truppe popolane. Sì, c'hanno le alabarde, però insomma. Noi abbiamo un sacco di unità per contrastare la loro fanteria. Quindi combattiamola direttamente questa battaglia e diamo una bella mazzata anche ai Cavalieri della Fiamma, così imparano a conquistare i nostri insediamenti. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, qua schieramento 1, gruppo 1, qua abbiamo i martellatori. No, che cosa ho fatto? Qua voi con la linea di fronte primaria, voi siete secondari, voi siete gli archi e voi è l'unità di artiglieria. Allora, qua possiamo anche muoverci, posizionarci così. Ok, non proprio simmetrici però, quello che rende, perché comunque siete voi la linea più importante, sarete voi che farete danno, quindi va bene così. Gli archi, le unità da tiro le possiamo anche mettere qui, in realtà non c'è molto spazio, anzi spazio quasi non ce n'è, e mi dispiace, lo facciamo una cosa, queste due unità che sono i draghi di ferro normali e grandi armi le mettiamo di qua, così diamo modo
ai nostri archi di stendersi lungo questa zona e le unità d'assedio la riusciamo a mettere dritta qua nell'angolino. Non ha un buon raggio di azione, vabbè, ma non è un problema. Iniziamo la battaglia. Ah, ma loro stanno proprio lontani. Ok, e hanno... Ah, ma loro hanno una... Cos'è? La grande aquila? Ah, no, è proprio lui che sta sul... Dovrebbe essere... Come si chiama? Il Pegaso? Dovrebbe essere il Pegaso alato, lui. Vedi, è il Pegaso alato. Ha comunque la cavalleria, lui, eh? Non è da sottovalutare. Disattiviamo modalità schermaglia, disattiviamo modalità schermaglia. Andiamogli incontro subito, forza. Carichiamolo per... Oh, che cosa ho fatto? Carichiamolo, forza, immediatamente. Forse iniziamo ad attaccare. Unità da tiro, priorità assoluta. Arcieri popolati che devono scoppiare all'istante. Allora, questa unità la facciamo avanzare subito di qua. Quest'altra unità deve scalare qua dietro per aspettare che intercettare questa unità di cavalleria. E noi poco alla volta avanziamo. Noi che siamo gruppo 5 arrivato a questo punto, ci chiudiamo, avanziamo e attacchiamo subito. Ok, perfetto. Va bene. Ok, un'unità di arcieri popolani è già andata. Qua andiamo sulle unità di fanteria, forza. Perfetto, voi andate a caricare contro sti... Questa unità di cavalleria per proteggere i nostri archi. Va benissimo così. Ottimo. Qualcuno ci scappa, forse no, vabbè. Sono stati intercettati alla grande. Perfetto. Allora, no, occhio a questi archi, subito, caricateli subito. Forza, voi andate ad intercettare questi armigeri nemici. Perfetto, l'unità di cavalleria sta scappando. Noi lo possiamo far avanzare. Voi andate ad attaccare l'orgo sul Pegaso. Forza. Qua possiamo mettere una bella resistenza ai danni. E il cerca nemici su di lui. Ok. Allora, queste sono frecce avvelenate e bisogna eliminarle immediatamente perché sono pericolosissimi. Poi qua bisogna sparare sulle unità da tiro nemiche. Ah, purtroppo mi hanno bloccato gli Iron Drake. È un po' un problema. Vabbè, questo qua vola e... ogni volta se ne va via, vabbè. È un problema. Vabbè, andiamo nel gruppo. Dobbiamo cercare di eliminare le unità da tiro nemiche perché ci hanno anche frecce velenose, se ho visto bene. Ok, qua ci siamo liberati finalmente. Allora, Iron Drake subito nella massa con i lanciafiamme a fare danno. Ok, perfetto. Quell'unità di arcieri sta scappando. Concentriamo il nostro fuoco su quest'altra unità di arcieri. Perfetto, gli Iron Drake iniziano a sparare. Ottimo. Perfetto. Anche questi qui da poco saranno in rotta. Occhio che stanno tornando questi. Fuoco su di loro. Che stanno ritornando. Intanto il loro Lord è circondato. È un'unità in grande svantaggio. Va bene. Perfetto. Questi che stanno ricaricando, dategli una mazzata. Perfetto, però nel complesso stanno scappando, ok. Quindi di qua. Muovetevi di qua ad accerchiare le truppe nemiche. Forza, stringetevi a panino. Intanto qua la cavalleria sta scappando. E anche il Lord sta tentennando, quindi possiamo concentrare il fuoco dei nostri archi sulla fanteria nemica. Ottimo, senza che inseguite, forza. Anche i draghi di ferro. I laghi di ferro sulla fanteria nemica. Concentriamo tutto il nostro fuoco sulla fanteria nemica perché sono veramente allo stremo. Quindi tanto voi due andate a inseguire il Lord nemico. Beh, insomma, vabbè, vola. Cioè, vabbè, ma adesso attacca i balestrieri, immagino. Vabbè, sì. Io purtroppo non gli posso stare dietro perché questo ogni tanto vola. Non c'ho manco i Lord sui cavalli, però comunque scappiamo e vediamo se riusciamo ad ammazzarlo. La vedo abbastanza difficile perché lui vola via e vado ad acchiappare questo. Comunque l'importante è aver vinto la battaglia
e otteniamo un'altra vittoria, quindi un episodio pieno di battaglie, pieno di vittorie, pieno di successi, piuttosto netti direi anche, quindi poco alla volta stiamo venendo a capo di queste numerose guerre che stiamo combattendo e io prospetto un futuro davvero molto molto roseo, spero di non sbagliarmi. Che poi dico queste cose e inevitabilmente poi vengo smentito. Allora, riprendiamoci questo insediamento. Insomma, abbiamo inflitto un duro colpo anche a quest'altro nemico. Qui cosa possiamo fare? Io direi di aumentare gli HP del nostro Thane. E qui Mordrim in che situazione si trova? Il fatto è che lui non si muove proprio. Cioè, quello è il punto. Lui non si muove. Allora, facciamo così. Portiamo indietro Urgrim, perché se Archeon decide di tornare indietro ci fa un mazzo così. E non è il caso. Allora, Thordim non si deve muovere. Qua possiamo potenziare un insediamento. Lo facciamo subito. Allora, fate un attimo vedere se ci sono altre truppe da muovere. Ah, c'è Torek. Torek che può andare ad attaccare. No, lo attaccherà al prossimo turno, Luccini. E lui... Lui non si può più muovere. Lui deve recuperare un attimo le truppe, ovvio. Tordal, Mordim, un attimo solo e volevo vedere Grombindal, ok, sta ancora arruolando e lui si sta muovendo, quindi possiamo terminare il turno. Accidenti, attaccano con... ci attaccano così all'improvviso Thorgrim e io qua direi di ritirarci perché non è il caso. Non siamo pronti per una battaglia del genere. O quantomeno non è che non siamo pronti, non voglio rischiare. Perché purtroppo, dovendo combattere tante guerre contemporaneamente, voglio delle vittorie che siano abbastanza limpide. E qua addirittura ci danno per sconfitti, nonostante la superiorità numerica. E con Archeon, vabbè, ma questo c'ha tutte truppe di livello 9. Cioè, è una cosa assurda. E no, ritirata. Ritirata. E qua ce la dobbiamo combattere lo stesso. Qua secondo me Archeon ci fa fuori due eserciti. Niente, ce la dobbiamo combattere. Sarà una sconfitta onorevole. Cerchiamo di infliggere quanto più danno possibile. Verrà un episodio molto più lungo questo. Però io questa battaglia non posso non farvela vedere in questo episodio. Vabbè, ma è... ci asfalteranno, io già lo so. Ci asfalteranno proprio. Allora, cerchiamo un attimo di capire come ne possiamo venire fuori. Allora, innanzitutto abbiamo visto che il nemico ha delle unità da... delle armi d'assedio, quindi è opportuno tenere le nostre unità divise le une con le altre. Possiamo, scusate, sfruttare i nostri girocotteri per andare a distruggere cannoni infernali. Questo sarà molto utile. E la scaglia rancori che sta qua. Purtroppo dobbiamo anche aspettare l'arrivo dei nostri alleati. E allora qua facciamo così. Qua facciamo così. E qua così. Belli separati gli uni dagli altri perché è necessario in questi casi. Ok. 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 La balista è... mettiamola un po' più indietro perché loro comunque stanno super vicini. Il lord lo mettiamo qui. La balista va a scagliare ancora. Gli archi. Allora, gli archi sicuramente disattiviamo la modalità schermaglia. E... io con loro li voglio mettere più indietro, lo so che è un errore, però io voglio che sia la fanteria. Allora, siccome loro hanno pesante unità di fanteria e hanno anche il gigante, io voglio comunque cercare di mandare subito loro davanti e gli archi subito dietro che attaccano. Perché comunque abbiamo i rinforzi anche da gestire, non è facile. Allora, vediamo un attimo questi che fanno. Questi stanno fermi.
Vanno, attaccano con i prescelti. Ma che stanno fermi? Allora, qua arrivano i rinforzi. La catapulta subito qui. Ok. Qua 5. Ok, forza, forza. Vedete, tanta unità da fanteria. Oh, sinceramente, con queste unità qua, io faccio tutto un gruppo. Lo so che è antitattica come cosa, e li mando ad attaccare subito qui. Forza. Oh, non so perché si muovono in quella direzione se io gli dico di attaccare di qua. Ah, oh. Ma sono intronati questi. Aspetta, togliamo il gruppo bloccato. Forza. Ok, qua intanto. Vabbè, le stiamo prendendo di santa ragione. Forza, carichiamo. Così non ne veniamo più fuori. No, facciamo così, da. Si carica. E Archeon chi se lo tiene? Allora, i girocotteri subito ad attaccare i cannoni infernali, perché vanno sicuramente fatti fuori. Qua la fanteria nemica. E Archeon, c'è qualcuno che se lo deve pigliare, che sta sulla cavalleria. Forza. Allora, unità da tiro. Io focusso subito Archeon, come se non ci fosse un domani. Ti vai su Archeon, per quanto sia difficile. Cioè, c'hanno pure i cavalieri del caos, questo. Unità, occhio alla cavalleria. Si diceva occhio alla cavalleria. Ok, vabbè, loro che si stanno ammazzando il gigante. A me è Archeon che voglio fare fuori quanto prima. Sì, vabbè, c'ha 250 buff Archeon. Allora, cerchiamo di fare fuori i cannoni infernali con i nostri girocotteri. Non dovrebbe essere difficile. Ok, ripassiamo. Ok, continuate ad attaccarli e ovviamente scappano. Vabbè, i cavalieri del caos, figurati. No, scappano i cavalieri del caos. Qua vi dovete prendere. Dovete prendere Archeon, ragazzi, perché sennò sta battaglia finisce male proprio. Cioè, che è di un lord di una potenza disumana. Allora, qua c'è la battaglia contro il gigante. No, il gigante me lo so perso. Dove sta il gigante? Oh, gigante, dove stai? Niente, non lo trovo il gigante nemico. Vabbè, qua la cavalleria ovviamente ci è arrivata, ma... vabbè, si piglia le frecce sostanzialmente. Ma vai a menare questo. Il gigante me lo sono perso. Dove sta il gigante nemico? Qua tutti su Archeon. Ma che è già morto il gigante? Vabbè, se è già morto, visto che non lo vedo, sarà morto. Va bene così. Intanto ci sono alcune unità che stanno tornando e i nostri girocotteri stanno finendo di distruggere i cannoni infernali. Ragazzi, non me l'aspettavo, sta andando bene. Alla fine la superiorità numerica ha fatto la strategia. Qua andiamo a rimuovere la modalità schermaglia, perché sennò non ne usciamo più fuori. E facciamo fuori le lance del caos. I cavalieri sul lance del caos. Forza, attaccate Archeon. Raga, tutti su Archeon. Ve voglio tutti su Archeon. Lo dovete fare fuori, assolutamente. È il pericolo numero uno. Allora, qua, sempre sulla fanteria ad attaccarlo. Oh, finalmente. Archeon sta in difficoltà, giusto? Beh, insomma, è molto stanco, però no, vabbè, unità in grande svantaggio, quindi ottimo, ottimo. Poi ci sono alcuni cavalieri del caos che cercano di caricarci, ma penso inutilmente. Perfetto, qua ci vorrebbe un pochettino di fuoco da parte della nostra scaglia rancore, non sarebbe una cattiva cosa. Allora, qua dobbiamo convergere con i nostri Iron Drake. Anche qui questa unità di cavalieri del caos che non si arrende mai. Stiamo perdendo alcune truppe, però siamo in grande vantaggio. Archeon sta veramente... L'abbiamo stretto nella nostra morsa letale. E qua, ok, abbiamo distrutto i cannoni. Andiamo a concentrarci su Archeon anche con i nostri girocotteri. Il top Archeon è difficilissimo da tankare, porca miseria.
Quindi tutti quanti su Archeon, forza. Qua non è proprio attaccare Archeon, però dobbiamo cercare di eliminare questa fanteria che ci dà tanti problemi. Insomma, pure i nostri lord stanno in difficoltà. Da qua possiamo attivare delle rune di armatura, però noi stiamo combattendo qui, quindi attiviamo qui la runa di armatura. Danni da fuoco, sì, una bella magia ci vuole. Ok, perfetto. Ah, questa modalità schermaglia che è sempre attiva. Perfetto. Voi date aiuto un attimo a lui, a Mordrim. Mordrim sta scappando, non ce la fa più. E Archeon che ne ha ancora, porca miseria. Incredibile. Guarda questa unità di lancieri del caos che sta in fin di vita. Ma me l'hanno ammazzato Mordrim. E vabbè. In realtà l'ho trascurato io, questa è colpa mia. Ma queste truppe del caos non si arrendono. Dobbiamo eliminargli Archeon, che è veramente prossimo alla sconfitta, prossimo a morire, però. Veramente non si arrende mai, guarda quanto è forte. È uno dei lord più forti in assoluto, eh. Vai, forza con gli archi. E vediamo. Qua perché abbiamo truppe abbandonate. Questi che non stanno a fa niente. Volete sfondare qui, per favore? Grazie. E vorrei cercare di evitare di perdere troppe unità in questa battaglia. Ma Archeon quanta vita c'ha? E niente. La barra rossa non si vede. C'avrà tipo 10 HP in tutto. Forza, attaccate Archeon, che è il nemico, che è il pericolo numero uno. Guarda là, carica ancora, in fin di vita. Incredibile. E qua? E qua stiamo per sfondare, comunque loro stanno per essere sconfitti, prescelti nemici. Codardi, i due uomini stanno scappando. Archeon che non si decide a morire. Incredibile, guarda là. Con 5 HP si salva Archeon. Niente meno stanno... Oh, finalmente, il lord nemico è ferito. Era ora. Mamma mia. Che c'è voluto. Tanto qua sono dolori proprio. Questi continuano a esistere. Morite. Sì, corpo a corpo. Forza. Girocotteri corpo a corpo. Quando mancano le munizioni è così. Che sono finite tutte le munizioni. Qua stanno sti draghi di ferro bloccati da st'unità maledetta di prescelti. Se me la levate di torno, st'unità di... Ok. Forza, mo ci dobbiamo radunare tutti e eliminare i nemici rimasti. È stato un massacro. Un massacro, sta battaglia. Porca miseria, hanno ucciso Mordrim, figa. Cioè, questo non ci voleva, questa è una brutta perdita. Sì, vabbè, abbiamo perso un sacco di unità, però fare fuori Archeon è tanta roba, ragazzi. Ma stiamo scherzando. Ma sì, mandiamo pure i girocotteri corpo a corpo. Qua bisogna vincere e basta. Ora, quindi, guardate qua il livello che sono ancora in battaglia loro, perché sono tutte unità di livello 9, poi sono tipo i prescelti. Vabbè, che te lo dico a fare, i prescelti, cioè,
ti sfondano le corazze come se niente fosse, quindi i nani fanno una fatica immensa ad affrontare i prescelti. Abbiamo più 30 di armatura e abbiamo più attacco corpo a corpo, forza, perché poi alla fine è questo il gruppone di soldati che deve finire la battaglia. Noi con loro dobbiamo vincere. Questi prescelti maledetti. Sano, sono veramente ormai in fin di vita anche loro. Passiamo per trionfare. Guarda i prescelti quanto sono forti, mamma mia. Ah no, questi sono gli aspiranti campioni. Pardon. Ok, scappano, andate ad attaccare queste unità, convergete qui. Perfetto, alcune unità che stavano in rotta adesso sono ritornate. E qui si tratta veramente di andare alla ricerca dei nemici rimasti e farli fuori. Forza. Questi qui invece sono i prescelti con l'ascia. Mamma mia, è bellissimo. Il caos è e rimane la mia fazione preferita in ogni caso. C'è una campagna fatta male, però hanno delle unità stupende, tra le più belle del gioco proprio. Guarda come sono cazzuti i prescelti. Le tippe del caos. Allora, continuate a menarli. Ma qua si può fare qualcosa. Sì. Questa unità è pericolosa perché è proprio piena di. È bella piena. È bella in salute. Ma peccato che ho usato la runa un po' a cazzo, però. Vabbè, dai. Ok, perfetto. Guarda, questi stanno continuando a tornare. Guarda là, guarda. Prescelti con le grandi armi, ma vedete. Cioè, è incredibile. Che battaglia assurda. Ne stanno arrivando altri. Attenzione. Voi andate contro di loro. Prescelti grandi armi, vabbè. Facciamo attacco corpo a corpo e velocità. Ok, guarda, questi qui sono belli in salute, sono pericolosi. Questi rischia veramente che vincono, però abbiamo un forgiarune in salute. Però insomma, perché Doral è scappato. Beh, il forgiarune ci dovrebbe. Insomma. Porca miseria. È perché avevo detto che volevo concentrare il fuoco sulla fanteria, perché hanno i prescelti di livello 9 che sono la fanteria più potenti del gioco. Perché tankano e fanno un botto di danni. Guarda come ci stanno circondando. Ma guarda là, guarda. Vabbè, ma hanno le grandi armi, ci distruggono l'armatura questi. Questi ci penetrano l'armatura come se niente fosse. Io qua purtroppo non posso fare nulla. Posso aumentare l'armatura. Dai, è l'unica cosa. Sperare che questa cosa aiuti. E vediamo un po' se potenziando un po' l'armatura. Ma loro l'armatura ce la shreddano. Poi tutte queste unità di martellatori. Che martellatori non sono niente di speciale. Ho fatto giusto per averne un po', ma. Ci hanno fatto panino. Qua è un massacro. Cioè, vincono loro. È incredibile. Sono 162, continuano a essere meno di noi e continuano a reggere. Tipo loro 190, loro 200, noi 600 e continuano ad ammazzarci perché sono tutti di livello 9. È abbastanza cruenta sta battaglia, ma bisogna vedere come va a finire. Non posso fare altro, vedere se riesco ad attivare qualche altra runa magari. Scappano. Un massacro. Che poi anche il nostro forgiarone qua causa danni. Questa è ottima contro di loro. Questa è una buona runa. Ottimo. Questo è ottimo. Questo è ottimo. Questo è un bel colpo che subiscono.
fatto è che qua siamo circondati completamente. Forza. Con le rune ce la dobbiamo giocare. Con le rune. No, stiamo scappando. No. Forgiarune, inventati qualcosa, Forgiarune. È un'unità stata annientata, figa. Porca miseria, porca. Che mi invento? Attacco corpo a corpo e velocità, ma... è rimasto il Forgiarune da solo. No, è incredibile la fanteria che ha fatto vincere Archeon. No, vabbè, ma io sapevo che, che erano i prescelti il problema. Lo sapevo. No, vabbè, ma prescelti livello 9. Questo ci ha fatto fuori due eserciti da solo. Vabbè, ne esce comunque con le ossa rotte, perché comunque gli abbiamo asfaltato l'esercito. Però noi ne abbiamo persi due belli pieni. Cioè, poi erano anche eserciti comunque con truppe livello 4, 5 e 6. Non per dire, ma vabbè, contro questo esercito qui, insomma. Cioè, superiorità netta noi, cioè 1000 loro, 3000 noi, ma c'è stato proprio perso. Toral forse è sopravvissuto, mentre Mordim è morto. Vabbè, però è stato ferito Archeon, questo è importante. Bisognerà rifare un poco di eserciti, ragazzi. Ci vorrà, che ce ne sarà bisogno. Scusate l'episodio, che già io episodi di un'ora sono tanti. Qua Torek viene attaccato da Valmir, però ci ritiriamo. E noi ce la dobbiamo giocare lo stesso. E sia simulo, perché altrimenti mi incasino con i salvataggi. Quindi facciamo così, questa battaglia simuliamola, perché tanto perdo soltanto delle grandi armi, perdo. Sì, vabbè, dai, la simuliamo. Vieni un po' così, lo so. Perché altrimenti mi incasino con i salvataggi, ragazzi. Non preoccupatevi. Simuliamola, perché tanto la vinciamo. Comunque perdiamo delle grandi armi, le reclutiamo di nuovo. Perché purtroppo quando ci stanno tutte queste battaglie, poi è un casino con gli episodi. Perché io uno di episodio ne posso fare. Qua, vabbè, facciamo i soldi e va bene. E vabbè, adesso abbiamo un income di 19.400, ma perché abbiamo perso due eserciti, abbiamo subito un sacco di perdite. Sì, va bene. Dobbiamo rifare un bel po' di truppe qui. Comunque siamo ancora primi, il caos è secondo. Insomma, ci siamo dati belle botte. Vabbè, ragazzi, scusate l'episodio stramega lungo, però di battaglie ce ne sono state tantissime. Vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a lasciare un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Per il momento è tutto, io sono Rizzle e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!